Nel dopoguerra fu inventato dagli studiosi inglesi il Doomsday Clock, che è l'orologio fittizio che segna quanto manca alla fine del mondo. Questo orologio negli ultimi anni, con gli armamenti e con le minacce che si fanno reciprocamente, paesi stile Corea, Stati Uniti, Israele, ha abbassato ulteriormente quanto resta alla fine del mondo. Culturalmente diciamo che i personaggi principali di questa mascherata sono il muro, sarà un muro di 15 metri di larghezza, e queste bandiere che raffigurano l'identità di queste nazioni che hanno un atteggiamento del genere. Poi ci sarà anche un personaggio, chiaramente il nostro presidente degli Stati Uniti, a cavalcioni di una bomba, stile il dottor Stranamore. Dietro ci sarà una Statua della Libertà che non sarà più la buona, cara statua Miss Liberty, come la chiamano gli americani, ma sarà una Statua della Libertà un po' maligna, un po' cattiva. Spero di far riflettere un po' chi viene al carnevale. Speriamo che ad arrivare in fondo senza vittime o senza parti del male.